successo al tenore Oliviero Zeboli, che appena entrato in camerino ha dato un tiro e ancora lì, perché la roba gira non solo dentro al rock ma anche nella lirica, ma si fa certe canne che levati e lanci il ritmo. E adesso vaglielo a spiegare alla signora Zeboli, che suo marito è in camerino fuori come San Marino, perché la roba gira non solo dentro al folk ma anche nella lirica, ma si fa certe canne che levati, ma perché la vita è un pugno in faccia, un po' sfruglia, un po' minaccia, ti piace o no, ti piaccia, è così, sei la vie, merci, je vous en prie. È stato anche un buon ciclista, il tenore Zeboli. Scalatore che da pista, il tenore Zeboli, e il fiato non gli manca mai, polmoni 5 o 6, polmoni per la lirica, ma si fa certe canne che levati, ma perché la vita è un pugno in faccia, una chiodata alla borraccia. Ti piace o no, ti piace, è così, c'est la vie, merci, je vous en prie. Perché la vita è un pugno in faccia, avete capito? Un po' sprubuglia e anche un po' caccia. Ti piace o no, ti piace, è così, c'est la vie, merci, je vous en prie. Di presentare a tutti quanti voi uno dei migliori cantanti che la piazza bruxellese offre in questo preciso momento, in questo preciso momento. Che c'è? Non riesci a cantare? Sì, a gustare però. Cioè, vedi quanto c'è? Hai vino? Come la mettiamo? Agusta, e fammi una guda a te. Niente. Beh, io ve l'avevo detto che la roba gira sia nella lirica, ma gira anche nel folk. E Gustavo è una delle vittime di questi piaceri. Però, miei cari signori, mi raccomando, mi raccomando, che almeno che non si sappia in giro.